al di là delle evidenze o meno di un'indagine, vada riaperto in Italia e noi lo faremo con grande determinazione. Come ho detto, una discussione che non riguarda neanche le indagini, ma riguarda l'idea stessa della gestione del potere e del perché noi ci candidiamo a gestire il potere, che va gestito per servire e non per chi il potere lo gestisce. Nel merito dell'indagine di Perugia, so che c'è un consiglio regionale convocato, io confido, guardi, la dico così, nell'autonoma capacità di valutazione e nel senso di responsabilità della Presidente, perché faccia ciò che è utile all'Umbria e alla sua comunità in questo momento. E quindi attendiamo appunto fra credo qualche ora di verificare appunto le valutazioni rispetto a quello che, anche se rimane un'indagine, ha delle novità dalle intercettazioni che stanno emergendo. Che hanno un passo indietro. Ripeto, mi rifaccio al senso di responsabilità e alle valutazioni che farà la Presidente. Noi non ci accontentiamo di dire semplicemente la magistratura faccia il proprio dovere, come è ovvio che sia, nel rispetto dell'autonomia della magistratura e anche nel rispetto delle prerogative di chi è dentro un percorso giudiziario. Noi vogliamo riaprire una discussione molto seria, almeno per quanto ci riguarda, ma la rivolgiamo a chi gestisce il potere sull'idea stessa del che cosa significa gestire il potere, cioè servire le persone e non utilizzarlo per se stesso. E quindi c'è un tema di eticità della partecipazione politica che riguarda il sistema paese e che noi vogliamo rimettere al centro non solo della nostra politica, ma anche della selezione della classe dirigente, sapendo che fino alla fine, all'ultimo grado di giudizio, tutti sono innocenti, ma è evidente che il susseguirsi di eventi come quelli che leggiamo sui giornali ci impone su questo un salto di qualità netto che intendo fare con la massima determinazione.